La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa, e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. Nel modo di narrare dell'Evangelista si riflette la prassi delle comunità cristiane che ogni 8 giorni nell'Eucaristia celebrano la morte e la risurrezione del Signore. I discepoli si trovano in un luogo con le porte chiuse per timore dei giudei ed è lì che il Signore viene donando la sua pace, il suo spirito e il coraggio della missione. Celebrare la Pasqua dunque significa per noi fare esperienza di una potenza di vita che ci fa uscire da tutte le nostre chiusure. Il Signore sta in mezzo, persino nelle nostre incredulità, che trovano il loro luogo più emblematico nei dubbi di Tommaso. Stando in mezzo, trasforma l'incredulità nella espressione più alta di fede che abbiamo nel 4° Vangelo. Mio Signore e mio Dio. Cosa fa cambiare Tommaso? Una prova? No. A cambiarlo è il percepirsi conosciuto nel profondo dal Signore, anche nella sua incredulità. Il sentirsi toccato dalle ferite di Cristo che guariscono il suo cuore. Gesù gli chiede di prendere contatto con le sue ferite. La nostra fede pasquale non può nascere se non passa attraverso la presa di coscienza delle ferite che si provocano nel corpo di Cristo, che è la sua Chiesa, che si infliggono alle sue membra, cioè ai fratelli e alle sorelle di fede. Solo questa fede pasquale è autentica, perché accompagnata dal pentimento e dalla conversione del credente stesso. Nel nostro cammino, come in quello di Tommaso, ci sono sempre delle ombre, molte resistenze, molti peccati. Se lasciamo che le nostre ombre siano raggiunte dall'amore del Signore,
anch'esse per grazia diventeranno luogo di salvezza.